Eccoci ragazzi, buonasera a tutti Buonasera a e tutti. ben ritrovati con l'appuntamento sui consigli per le formazioni per questa 22ª giornata di Serie A. Cambia leggermente la modalità, vero? Perché Sì. non ci sarà video in diretta questa settimana per andare un po' incontro alle esigenze dei fantallenatori che magari non possono seguire tutta la diretta, ma hanno bisogno degli specifici consigli per la specifica partita. Quindi faremo un Certo. video per ogni partita con i top e i flop e li caricheremo sul canale YouTube, che è la nostra novità che abbiamo aperto ieri. Che si Si chiamerà Fantasoccorso, chiamerà una pagina Facebook. Fantasoccorso. Ve ne accorgerete dai link che poi posteremo sulla pagina, quindi andatela a visitare su YouTube, iscrivetevi anche su YouTube se volete. E direi subito di Di passare, partire, sì, sì, di partire subito con la prima partita di questa 22ª giornata che si giocherà sabato alle Sì, 15, esatto. che è Empoli-Chievo. Diciamo che è uno scontro salvezza, Assolutamente. Empoli-Chievo. Nei top abbiamo inserito, dopo 2 giornate di flop, mio caro Bruno, Di Lorenzo. Sì, anche perché ci ha smentito con due gol Esatto, consecutivi, quindi da quindi. due gol consecutivi, quindi abbiamo inserito Di Lorenzo per l'Empoli. Oltre a Di Lorenzo abbiamo inserito Caputo, che non Esatto, segna da un bel po', Caputo. giusto. E poi il giovane promettente acquistato dalla Fiorentina per l'anno prossimo, che è Traoré. Sì, che potrebbe fare bene. Chievo, Esatto, soliti nomi, sono i nomi ci si affida Giaccherini. all'esperienza. Giaccherini, Pellissier e Stepinski, che è sempre in ballottaggio con Meggiorini. Quindi, se dovesse essere titolare, Stepinski è una buonissima opzione da schierare titolare. Nei flop, invece, in casa Empoli troviamo Silvestre. Silvestre, che ha a che fare con Pellissier, quindi è a rischio, diciamo, malus Silvestre. Sicuramente a rischio malus, forse direi anche Bennacer, perché alterna buone prestazioni a prestazioni in cui forse si fa un po' troppo prendere dalla Esatto, foga. sì. Vediamo un po' come andrà questa partita. In casa Chievo invece soliti nomi, Etemai. Niente mai, che è sempre rischio malus ogni giornata. Perennemente a rischio malus. Facciamo il nome di Bani. Bani, il giovane Bani, che avrà a che fare con Caputo, e poi o Ucian o Zaic, che ricordiamo che Zaic è quasi ceduto al Fenerbahce per 6,5 milioni di euro, quindi. E un altro nome fra i flop che farei nel Chievo è Jarosinski, che affronterà un Di Lorenzo sulla fascia In grandissima che è in forma. grandissima forma. Bene, ragazzi, per Empoli Chievo è tutto. Ci vediamo sulla pagina. Ciao a tutti.